Trasmettiamo ora Assassinio nella cattedrale, dramma in due parti di Thomas Stearns Eliot, traduzione di Alberto Castelli. L'arcivescovo Tommaso Becket, Memo Benassi, primo tentatore e cavaliere Reginaldo Fertz Urse, Giulio Bosetti, secondo tentatore e cavaliere Sir Ugo Morville, Nando Gazzolo, terzo tentatore e cavaliere barone Guglielmo De Traci, Ottavio Fanfani, quarto tentatore e cavaliere Riccardo Brito, Fernando Farese, primo prete Giulio Oppi, secondo prete Romolo Valli, terzo prete Diego Michelotti, l'araldo Enrica Corti, corifea Enrica Corti, il coro delle donne di Canterbury Itala Martini, Milena Anziani, Anna Canitano, Wanda Cardamone, Lietta Carparisi, Anna Maria Grotta e Maria Teresa Caria. Regia di Enzo Ferrieri. Parte prima. Restiamo qui, presso la cattedrale. Aspettiamo qui. Siamo attratte dal pericolo. È il senso della salvezza che attira i nostri passi verso la cattedrale. Che pericolo può esserci per noi? Poverette noi, le povere donne di Canterbury. Che tribolazione che non ci sia familiare. Non c'è pericolo per noi. Più che non ci sia sicurezza nella cattedrale. Ma il presagio di un atto che i nostri occhi saranno costretti a testimoniare ha spinto i nostri passi verso la cattedrale. Ed eccoci costrette a portare testimonianza. L'ottobre d'oro ha declinato nel triste novembre e le mele furono colte e riposte e la terra s'è tutta arricciata di rami aspri e bruni di morte in una distesa desolata di acqua fangosa. L'anno nuovo aspetta, respira, aspetta ancora e mormora nella tenebra. Il villano si toglie la scarpa fangosa e tende la mano sul fuoco, mentre l'anno nuovo aspetta, il destino aspetta l'evento. Chi ha steso la mano sul fuoco e ricordato i santi a ogni santi, ricordato i martiri e i santi che aspettano? E chi vorrà stendere la mano sul fuoco, rinnegando il suo maestro? Chi si scalderà vicino al fuoco, rinnegando il suo maestro? L'estate è finita. Sette anni che l'arcivescovo ci ha lasciato, lui che fu sempre buono col suo popolo, ma non farebbe bene a ritornare. Il re governa o i baroni governano. Noi abbiamo sofferto diverse tirannie, ma per lo più ci lasciano sbrigarci da noi stesse e noi nulla desideriamo di più che essere lasciati in pace. Cerchiamo di tenere in ordine le nostre case. Il mercante chiuso e prudente pena a mettere insieme la sua piccola fortuna e il contadino si curva sul suo pezzo di terra, color di terra, il suo colore, e preferisce di passare inosservato. Ora io temo la turbolenza delle stagioni tranquille. Verrà l'inverno e porterà morte dal mare.
Una disastrosa primavera batterà le nostre porte. Radici e gemme ci consumeranno occhi e orecchie. Un'arida estate seccherà i letti dei nostri fiumi. E i poveri aspetteranno un altro umido ottobre. Perché dovrebbe l'estate portare consolazione della fiammata d'autunno e delle nebbie d'inverno? Che altro faremo nel torrido estate se non aspettare negli spogli frutteti un nuovo ottobre? Incombono altri malanni. Noi aspettiamo, aspettiamo, e aspettano con noi i santi e i martiri, quelli che saranno dei martiri e dei santi. Il destino aspetta nelle mani di Dio, lui che dà forma a ciò che ancora è informe. Ho veduto queste cose in un raggio di sole. Il destino aspetta nelle mani di Dio, non nelle mani degli uomini di Stato. Costoro agiscono chi bene chi male, fanno proposte e i loro disegni gli girano fra le dita nella trama del tempo. Vieni, felice dicembre, chi sarà ad osservarti, chi a preservarti? Dovrà il figlio dell'uomo nascere un'altra volta nello squallore di la greppia. Per noi, i poveri, non esiste azione possibile, ma soltanto l'aspettare e l'assistere. Finita. 7 anni che l'arcivescovo ci ha lasciato. Che ha da fare l'arcivescovo? È il nostro sovrano signore il Papa, con il re testardo e il re francese, in incessanti intrighi, combinazioni, colloqui, convegni accettati, convegni rifiutati, convegni non finiti o interminabili, in un punto o nell'altro di Francia. Non vedo proprio nulla di conclusivo nell'arte del governo temporale, se non violenza, malvagità e doppia malversazione. Comanda il re o comandano i baroni, il forte con la forza, il debole col capriccio. Essi hanno un solo scopo: ottenere il potere e tenerlo. Il prepotente può manovrare l'ingordigia e l'intemperanza degli altri, il debole è divorato dalla propria. Dovrà tutto questo non aver fine finché i poveri davanti alla porta avranno scordato l'amico, loro padre in Dio. Avranno scordato che avevano un amico. Servitori di Dio e guardiani del Tempio, sono qui per informarvi senza sottintesi. L'arcivescovo è in Inghilterra, alle porte della città. Fui spedito qui in gran fretta per informarvi della sua venuta, affinché nei limiti del possibile vi disponiate ad andare incontro. Che? Finito l'esilio? Monsignore l'arcivescovo è in pace col re? Che pace è questa fra due superbi? Quale pace potrà sorgere fra l'incudine e il martello? Dì, le vecchie liti sono finite. È crollato il muro d'orgoglio che era tra loro. È pace o guerra? Giungegli qua in piena sicurezza o solo fidando del potere di Roma e nella legge spirituale, nella saldezza del diritto e nell'amore del popolo, non considerando l'odio e l'umore dei baroni? Avete ragione di manifestare la vostra incredulità. Viene sdegnoso e doloroso, fermo in tutti i suoi diritti. Sicuro non c'è dubbio della devozione del popolo, che lo accoglie con scene di fervido entusiasmo quando siepe lungo la sua strada, stendo la terra ai mantelli. La via è colma di fiori, i fiori ultimi della stagione, le strade cittadine gremite da soffocare. E credo che al suo cavallo strapperanno la coda e ogni crine diverrà una preziosa reliquia. Egli è interamente d'accordo col Papa e anche col re di Francia, che anzi avrebbe voluto trattenerlo nel suo regno.
ma in quanto al nostro re l'affare è ben diverso. Ma dici, è guerra o pace? Pace, ma non il bacio di pace. Qualcosa di rattoppato, se devo dirla mia, e se ho da dirla, credo, monsignor arcivescovo, uomo da non contentarsi di illusioni o da rinunziare alla minima sua pretesa. Se devo dirla mia, credo che questa pace non rassomigli a una fine più che a un principio. È pubblico e notorio che quando l'arcivescovo si partì dal sovrano, così disse al sovrano: Signore, disse, vi lascio come un uomo che in questa vita non vedrò mai più. Lo so, vi accerto da fonte sicurissima, vi son varie opinioni sul senso del suo dire, ma nessuno lo tiene per un lieto pronostico. Temo per l'arcivescovo, temo per la Chiesa. So che l'orgoglio nato da improvvisa prosperità crebbe ancora più saldo nell'amara sventura. Lo vidi cancelliere, adulato dal re, amato, temuto a corte, spregiato dai cortigiani, secondo la loro abituale ipocrisia, rendere in disprezzo e sempre isolato. Non mai uno dei loro, sempre mal sicuro. Il suo orgoglio nutrendosi tutto dei propri meriti, orgoglio sostentato dalla sua imparzialità, orgoglio sostentato dalla sua generosità, sprezzando il potere da temporale investitura, desiderando sottomettersi a Dio solo. Se il re fosse stato più grande e lui meno forte, tutto andava diverso per Tommaso. Eppure, egli è tornato. L'arcivescovo è tornato, il signor nostro fra i suoi. Se ne aveva abbastanza di aspettare da un fosco dicembre a un altro dicembre. L'arcivescovo sarà il nostro capo, disperderà dubbio e timore, ci dirà lui quello che si dovrà fare, ci darà lui gli ordini per noi, le istruzioni. Monsignore, di nuovo col Papa e col re di Francia, ci appoggiamo a una roccia e ci sentiamo sicuri contro il perpetuo mareggiare delle forze bilanciate dei baroni e dei terrieri. La roccia di Dio abbiamo sotto i piedi. Andiamo incontro all'arcivescovo e rendiamogli grazie cordiali. Il nostro signor arcivescovo torna, e quando l'arcivescovo torna, i nostri dubbi svaniscono. E dunque, su, rallegriamoci, dico allegrarsi e dargli il benvenuto con lieto viso. Io sono dell'arcivescovo, diamo all'arcivescovo il benvenuto. Per il bene o per il male, giri la ruota. La ruota è stata immota per 7 anni. Per il male o per il bene, giri la ruota. Poiché chissà dove finisce il bene ed il male, finché le macine s'arresteranno e la porta sarà chiusa sulla strada e tutte le figlie della musica saranno ridotte al silenzio. Qui non c'è città duratura, qui non è sosta definitiva. Cattivo il vento, l'ora cattiva, incerto il profitto, certo il rischio. È tardi, tardi! Tardi, tardi adesso, troppo tardi, e guasto l'anno. Maligno il vento, aspro il mare e grigio il cielo, interminabilmente grigio. Tommaso, ritorna! Arcivescovo, ritorna! Ritorna in Francia! Ritorna subito, senza rumore! Lasciaci morire ignorati! Tu vieni tra applausi, tu vieni letizia! Ma vieni a portar morte a Canterbury. Condanna la casa, condanna te stesso, condanna sul mondo. Noi desideriamo che niente accada. Per 7 anni abbiamo vissuto quieti, contenti di restare ignorati, vivendo e quasi vivendo. Qui c'è stata oppressione e lussuria. Qui c'è stata miseria e licenza. E tante altre ingiustizie. Ma noi abbiamo seguitato a vivere, vivere e quasi vivere. Talvolta il grano ci mancò, talvolta il raccolto è pieno. Un anno è un anno di pioggia, un altro un anno di secca. Un anno le mele hanno abbondato, un altro anno le prune scarseggiato. Ma noi abbiamo seguitato a vivere,
vivere e quasi vivere. Abbiamo celebrato le feste, udito le messe. Abbiamo fatto la birra e il sidro. Raccolto la legna per l'inverno. Parlato all'angolo del focolare. Parlato agli angoli delle strade. Parlato non sempre a voce bassa. Vivendo e quasi vivendo. Vedemmo nascite, morti e nozze. Abbiamo avuto scandali. Siamo stati afflitti da tasse. Abbiamo fatto risate e maldicenza. Molte fanciulle sono sparite di nascosto e qualcuna non ci riuscì. Tutti coi nostri privati terrori, le nostre ombre particolari, le nostre segrete paure. Ma ora una grande paura è su noi. Una paura non di uno, ma di molti. Una paura come la nascita e la morte, quando vediamo nascita e morte isolate in un gran vuoto. Noi abbiamo paura di una paura che non possiamo conoscere, che non possiamo affrontare, che nessuno capisce, e ci sentiamo il cuore di vento e spellato il cervello come la camicia delle cipolle. Noi stesse, giù, giù, in paure definitive che nessuno capisce. O Tommaso, arcivescovo, o Tommaso, signore, lasciaci. E lasciaci stare nel quadro modesto e grigio della nostra esistenza. Lasciaci non domandare d'assistere alla condanna sulla tua casa, sull'arcivescovo, sul mondo. Arcivescovo, sicuro e saldo nel tuo destino, impavido tra le ombre, ti rendi conto di quello che domandi? Ti rendi conto di che vuol dire per noi, poverette, essere messe nella trama del destino? La povera gente che vive fra piccole cose, lo spasimo per il cervello di noi poveri che assiste alla condanna della tua casa, alla condanna del suo signore, alla condanna del mondo. O Tommaso arcivescovo, lasciaci! Lasciaci! Lascia l'accigliato Dover e mettiti alla vela per la Francia. Tommaso, arcivescovo nostro, sempre nostro arcivescovo, anche in Francia. Tommaso arcivescovo, alza la vela bianca tra il cielo grigio e il mare aspro. Lasciaci, lasciaci e ritorna in Francia. Che modo di parlare in tale circostanza? Voi insensate, sfacciate, pettegole donne, e non sapete che il buon arcivescovo può arrivare ad ogni momento. La folla nelle strade acclamerà e acclamerà, e voi seguitate a gracidare come rane sugli alberi. Ma le rane almeno si cuociono e si mangiano. Qualunque cosa temiate nella vostra bassa apprensione, io vi chiedo almeno di mostrare una faccia ridente per dare un caldo benvenuto al nostro buon arcivescovo. Pace. E lasciale stare nella loro esaltazione. Parlano meglio di quanto credono e oltre la vostra comprensione. Quelle sanno e non sanno che è agire o patire. Quelle sanno e non sanno che l'azione è patire e che il patire è azione. Né suole patire la gente, né il paziente agire, ma entrambi sono fissati in un'eterna azione, un'eterna pazienza a cui tutti hanno da consentire perché possa volersi e tutti hanno da soffrire per poterla volere. E sussista lo stampo, perché lo stampo è azione, sofferenza, perché la ruota giri finché sia ferma per sempre. Oh Signore, perdonami se non ti ho visto arrivare, distratto dalle ciance di queste sciocche. Signore, perdonaci, ti si doveva una migliore accoglienza se fossimo stati prima preparati all'evento. Ma tu sai, Signor nostro, che 7 anni di attesa, 7 anni di preghiera, 7 anni colmi del vuoto dell'assenza, ci hanno meglio preparato il cuore alla tua venuta che non Canterbury in 7 giorni di preparativi. Tuttavia, Signore, ti farò accendere fuochi in tutte le stanze per cacciare il gelo del nostro dicembre inglese. Tu, Signoria, sei ormai avvezzo a clima più dolce. Troverai, Signoria, le tue stanze nell'ordine in cui le hai lasciate. E cercherò di lasciarle in ordine come le trovo. Vi sono più che grato per tutte le vostre gentilezze. Queste sono piccole cose. Ci sarà poco riposo in Canterbury, con intorno nemici morsi dall'impazienza.
I vescovi ribelli, York, Londra, Salisbury, avrebbero voluto intercettare le nostre lettere. Hanno coperto la costa di spie e mi hanno spedito incontro gente divorata dall'odio per me. Per grazia di Dio, informato delle loro intenzioni, mandai a un giorno differente le mie lettere. Dopo un buon viaggio ritrovai a Sandwich Brock, Varen, lo sceriffo di Kent, che avevano giurato di avere la mia testa. Solo Giovanni, decano di Salisbury, curante dell'onore del re, mi avvertiva del tradimento e trattenne le loro mani. Così, almeno per ora, siamo sani e salvi. Ma essi ti inseguono. Ancora per un po' il falco affamato, preso lo slancio, plana nell'aria con cerchi sempre più bassi, aspettando una scusa, pretesto, occasione. La fine sarà semplice, subita, data da Dio. Intanto la sostanza della nostra prima azione sarà fatta d'ombra e la lotta sarà con le ombre. Più pesante l'indugio che la consumazione. Tutto prepara l'evento. Guardate. Come vedi, mio signore, io non faccio cerimonie. Eccomi qui, scordando ogni rancore. Certo che pur nella tua presente gravità, scusi la mia umile frivolezza. In memoria del buon tempo passato, respingerà vossignoria un vecchio amico in disgrazia. Il buon vecchio Tom, il gaio Tom, Beck è di Londra. Vossignoria vorrà dimenticare quella sera sul fiume. Il re, tu ed io, tutti e tre insieme, amici in allegria. L'amicizia sarà sempre di più che il morso del tempo non sia. Ma come, signore, ora che tu riacquisti il favore del re, dobbiamo dire che l'estate è finita o che il buon tempo non dura? Flauti nei campi, violini nelle sale, risate, fiori sulle acque benigne, canti al crepuscolo, sussurri nel segreto delle stanze, fuochi a cacciare l'inverno e il buio, sprazzi d'arguzia, vino e saggi propositi. Ora che tu e il re siete di nuovo assieme, clero e laicato troveranno un accordo. Giochi e allegria non hanno più bisogno di nascondersi. Tu parli di stagioni che sono passate. Io conservo il ricordo di ciò che lo merita. E anche della nuova stagione. La primavera è venuta in inverno. La neve sui rami fluttuerà dolce come sui fiori. Il ghiaccio lungo i fossi rifletterà il sole. L'amore negli orti farà sbocciare le gemme. Gaiezza abbatte melanconia. No, non sappiamo granché del futuro, se non che di generazione in generazione gli stessi avvenimenti continuano ad accadere. L'uomo profitta ben poco dell'esperienza altrui, ma nella vita di un uomo considerata a sé non mai torna la cosa medesima. Soltanto lo sciocco, fissata la sua stoltezza, si illude d'essere lui a girare la ruota su cui gira. Signore, non c'è peggior sordo, si dice, ma l'uomo ama spesso ciò che dispregia. Per il buon tempo passato che ora ritorna, io sono il tuo uomo. Non per questa via. Sorveglia la tua condotta. Meglio ti gioverebbe pensare a penitenza e seguire il tuo signore. Non di questo passo. Se tu corri così, altri può andare più svelto. Vossignoria troppo si insuperbisce. La più sicura belva non è quella che più alto ruggisce. Questo non era il modo del re nostro padrone. Tu non eri uso ad essere così duro. Coi peccatori amici tuoi, sii più indulgente. Uomo, l'uomo indulgente è fatto per mangiarsi pranzi migliori. Senti un consiglio d'amico. Il meglio è nemico del bene. Non prenderti il mondo in collo, altrimenti del pollo non avanzi che le ossa. Tu arrivi 20 anni in ritardo. Bene, ti lascio al tuo destino. Ti lascio al piacere di vizi più elevati, che si pagano a prezzo di più alti sacrifici. Me ne vado come venni, scordandomi d'ogni acrimonia. Certo che pur nella tua presente gravità, scusi la mia umile frivolezza. Se vorrai ricordarmi, signore, nelle tue orazioni, io mi ricorderò di te al momento in cui le belle donne
mi baceranno. Il meglio è nemico del bene. Fantasie di primavera. Così un pensiero fisso se ne va portato via dal vento. L'impossibile è ancora tentazione. Impossibile le indesiderabili voci sepolte nel sonno che svegliano un mondo morto a ciò che la mente non sia tutta intera nel presente. Vossignoria mi ha dimenticato. Forse vedrò di farvi ricordare. Ci siamo visti a Clarendon, a Northampton e in ultimo a Montmirail, nel Maine. Ora che li ho rievocati, questi ricordi non troppo gradevoli, poniamoli contro ad altri, più lontani e di più peso. Quando eravate cancelliere. Tu, maestro di politica, da tutti stimato tale, di nuovo lo Stato hai da guidare. Che intendi? Il cancellierato che hai lasciato quando fosti fatto arcivescovo, e questo fu un errore da parte tua, potresti riacquistarlo, mio signore. Il potere conquistato conduce alla gloria, per tutta la vita sicuro possesso, cappella tombale, monumento in marmo. Governare gli uomini è ingegno, non stoltezza. Ma per l'uomo di Dio quale piacere? Tristezza solo, a quelli che pensano a Dio solo. Chi possiede salda sostanza deve vagare sveglio tra ombre illusorie. Il potere è qua, in mano tua. La santità, dopo. Che cosa essere allora? Il cancelliere. Re e cancelliere. Regna e re. Governa il cancelliere agiatamente. Questa sentenza non si apprende a scuola. Tener giù i grandi, innalzare gli umili. Sotto il trono di Dio si può fare di più. Disarmare la prepotenza, armare la legge, governare per il bene del buon diritto, dispensando questa giustizia, vuol dire prosperare in terra e forse anche in cielo. Che significa? Il vero potere si ha a prezzo di una certa sommissione. Il vostro potere spirituale è perdizione terrena. L'altro è lì, presente. Per chi lo sa tenere. A chi sarà dato? A colui che deve venire. In che mese? Nell'ultimo contare dal primo. In cambio che daremo? L'ombra di un potere spirituale. E perché dovremmo dare? Per il potere, la gloria. No. Sì. O il coraggio ti sarà stroncato. Preso in Canterbury, re senza regno, prigioniero di te stesso, servo di un papa spodestato, vecchio cervo tra una muta di cani. No. Sì. L'uomo deve essere abile. Anche il monarca in guerra fuori vuole amici in casa. Una politica privata e pubblico profitto, la dignità ha da vestirsi di lustro. Tu scordi vescovi che lasciai sotto il peso di scomunica. Il loro odio famelico non può combattere contro un egoismo intelligente. Scordi baroni, non dimenticano essi che ho sempre stroncato i loro piccoli privilegi. Contro i baroni sta la causa del re, la causa del popolo, la causa del cancelliere. No, devo io con in mano le chiavi di cieli d'inferno, sono supremo in Inghilterra, che lego e sciolgo rivestito del potere del papa, abbassarmi a cercare un potere più vile, delegato a scagliare l'anatema della dannazione, condannare i re e non servire tra i loro servi. Il mio compito è chiaro. No, va. Allora ti lascio al tuo destino. Il tuo peccato si leva verso il sole, superando i falconi del re. Potere temporale suo. Costruire un mondo possibile. Tenere l'ordine secondo l'idea che ne ha il mondo. Quelli che pongono la loro fede nell'ordine terreno non controllata dall'ordine di Dio. Ignari e fidenti non fermano il disordine, ma l'accelerano e fanno danni esiziali avvilendo quello che esaltano. Il potere col re. Ero io il re, il suo braccio, il suo miglior giudizio. Ma quello che in altro tempo era elevarsi, non sarebbe ora,
Che vile discesa. Sono una visita inattesa. T'attendevo. Ma non in questa forma. E col proposito che debbo... Nessun proposito mi sorprende. Bene, signore. Non sono uno sciocco, né un politicante. Non so girondolare o intricare la corte. Non sono cortigiano. So valutare un cavallo, un cane, una ragazza. So tenere in ordine i miei beni da rurale benestante che vada ai suoi interessi. Solo noi proprietari terrieri conosciamo il paese e sappiamo quello che ha bisogno al paese. È il nostro paese e noi amiamo il paese. Siamo la spina dorsale della nazione. Noi, non i parassiti intriganti intorno al re. Scusa la mia franchezza. Io sono un rozzo inglese che va diritto al suo scopo. Avanti dunque il tuo scopo. Lo scopo è chiaro. Che un'amicizia duri non dipende da noi stessi, ma dalle circostanze, che non sono però senza ragione. Un'amicizia senza fondamento può diventare tenace, ma la vera se crolla, non si incolla. Fa prima l'inimicizia volgersi in alleanza, l'inimicizia che mai non conobbe amicizia più facile. Trova l'accordo. Per un campagnolo avvolgi il tuo pensiero in astruse astrazioni, quanto ogni cortigiano. Il semplice fatto è questo. Non hai nessuna speranza di riconciliarti con il re Enrico. Tu procedi come il cieco, verso il tuo isolamento, ed è un errore. Oh, Enrico, oh mio re. Altri amici possono trovarsi nella presente congiuntura. Il re in Inghilterra non è onnipotente. Il re è in Francia, in difficoltà nell'Anjou e intorno in attesa, i figli bramosi. Noi siamo per l'Inghilterra. In Inghilterra siamo. Tu ed io, signore, siamo normanni. L'Inghilterra è un paese per la sovranità normanna. E lasciamo l'angioino rovinarsi da sé combattendo nell'Angio. Lui non ci può capire, noi altri baroni inglesi. Il popolo siamo noi. A che tende questo? A una felice coalizione di intelligenti interessi. Se parli a nome dei baroni. Di un potente partito che ha rivolto gli occhi verso di te. E abbiamo da guadagnare con te? Il favore della Chiesa ti fa gioco. Il Papa è una potente protezione nella lotta per la libertà. Tu, mio Signore, essendo con noi, subito daresti un gran colpo per l'Inghilterra, per Roma, chiudendo la giurisdizione esosa di Corte Regia sulla Vescovile, di Corte Regia sulla Baronale. Che io ho aiutato a fondare. Che tu aiutasti a fondare. Ma il tempo passato è tempo scordato. Noi aspettiamo il sorgere di una nuova costellazione. Se l'arcivescovo non può fidare nel re, come fidarsi di quelli che attendono alla rovina del re? I re non riconoscono altro potere che il loro. Chiesa e popolo hanno giusta ragione di opporsi. Se l'arcivescovo non può fidare nel trono, ha ben ragione di confidare soltanto in Dio. Io fui cancelliere una volta e quelli come te ambivano di aspettare alla mia porta. Non solo a corte, ma in campo, nei tornei. A molti ho fatto piegare il capo. Dovrei io che dominavo come aquila sulle colombe ora mostrarmi in aspetto di lupo in mezzo ai lupi. Ah, prosegui nei tuoi tradimenti come facevi anche allora. Nessuno dirà che io ho tradito un re. Bene, signore, non aspetterò alla tua porta. E spero, prima della nuova primavera, che il re si mostri grato per la tua realtà. Pensiero che mi è venuto altra volta. Innalzare, poi buttar giù. Disperato espediente del potere che decade. Sansone a Gaza non ha fatto di più. Ma se abbatto, ho da abbattere me solo. Bravo, Tommaso. Tempra dura da piegare. Con me al tuo fianco tu non sarai senza amici. Chi sei tu?
Mi aspettavo tre visite, non quattro. Di riceverne una di più non essere così sorpreso. Sarei venuto prima se fossi stato atteso ora. Io sempre precedo l'attesa. Chi sei? Come non mi conosci, il nome ha un valore scarso. E come mi conosci, appunto sono apparso. Mi conosci. E il mio viso non hai mai veduto, non ci fu prima d'oggi tempo né luogo mai. Dimmi quel che mi devi dire. Ti dirò. E sarà l'ultima volta. Gli ami furono innescati con briciole del passato, ma frivolità e debolezza. E quanto al re, non avrà fine il suo duro odio antico. Tu sai bene che il re non s'affida mai due volte all'uomo che gli è stato amico. Va con cautela i prestiti, concedi i tuoi servizi finché hai da prestare. Verrà il momento che la trappola scatterà su te, che avrai servito svigorito e infranto. Quanto ai baroni, l'invidia degli uomini inferiori è ancora più tenace dell'ira di un re. I re hanno una politica pubblica, i baroni un profitto privato. La gelosia reclama furiosa possessi diabolici. I baroni sono adoperabili uno contro l'altro. Il re anda a distruggere i nemici più importanti. E tu? Che cosa consigli? Andar dritto al fine. Tutte le altre strade sono chiuse per te, eccetto quella che ti sei già scelta. Ma che piacere è il governo regale o il governo di chi sta sotto il re, fatto di astuzia coperta, di stratagemmi furtivi, in confronto del vasto possesso del potere spirituale. L'uomo è sotto il peccato fin dal peccato di Adamo. O barone re, incerta padronanza di eserciti vulnerabili, guerra, peste, rivoluzione, nuove congiure, patti infranti, esser padrone o servo nel giro di un'ora, questo è il corso del potere temporale. Lo saprà il vecchio re, quando all'estremo fiato senza figli né regno morderà coi suoi denti sbrecciati. Hai nelle mani il bandolo, fila Tommaso, fila il filo della vita eterna e della morte. Un tal potere hai. Servalo. Supremo in questo paese. Certo, fuorché per uno. Questo non è chiarito. Non sta a me di spiegarti questo. Sono qui, Tommaso, a dirti solo quello che sai già. Durerà a lungo? Salvo quel che già sai, non chiedermi nulla. Pensa, Tommaso, pensa la gloria oltre la morte. Se muore un re, c'è sempre un altro re. E un altro re vuol dire un altro regno. Si scorda il primo quando verrà l'altro. Martiri e santi regnano da oltre la tomba. Pensa, Tommaso. Pensa ai nemici piegati, curvi in penitenza, atterriti da un'ombra. E pensa ai pellegrini tutti in fila, ordinati, davanti allo splendore degli altari ingemmati, di generazione in generazione, genuflessi e invocazione. Pensa ai miracoli, divini benefici. E pensa in ben altro luogo ai tuoi nemici. Ho già pensato a tutto questo. Per questo son venuto a parlarti. Per convincerti a seguire i tuoi pensieri più dei re. E hai anche pensato talvolta nelle tue preghiere, tal'altra mentre salivi le scale dei potenti, e fra il sonno e la veglia, ai primi albori del giorno, quando cantano gli uccelli, hai pensato ad altre rinunce, che nulla dura, e gira la ruota, gira intanto, disfatto il nido e l'uccello impianto, saccheggiato sarà l'altare, l'oro gettato al vento, i gioielli di frivole donne trasformati in ornamento, diroccato il santuario e le ricchezze buttate in preda a parassiti e a femmine malfamate. Quando cessino i miracoli, i fedeli s'affretteranno ad abbandonarti e gli uomini faranno di tutto per giungere a dimenticarti. E peggio sarà più tardi, quando gli uomini non sapranno odiarti abbastanza per diffamarti o per esecrarti, ma alle qualità che ti mancano, riportandosi con la memoria, cercheranno nel tuo caso un semplice fatto di storia. Quando gli uomini proclameranno che non c'era mistero di sorta in quest'uomo che recitò una certa parte nella storia. Che cosa si può fare? Che cosa rimane da fare?
Non c'è dunque corona durevole da conquistare. Sì, Tommaso, sì. Anche a questo hai pensato. Che mai può compararsi alla gloria dei santi eternamente vivi in presenza di Dio? Quale gloria terrena, direi, o imperatore, quale orgoglio terreno che non sia povertà, se si compara al fasto della gloria celeste? Cerca la via del martirio. Fatti il più umile qui in terra per essere esaltato nei cieli. Guarda lontano sotto di te, dove fermo l'abisso, i tuoi persecutori in un tormento senza tempo, passione riarsa oltre ogni espiazione. No, chi sei tu che mi tenti con i miei stessi desideri? Altri sono venuti, tentatori temporali con piaceri e potere a prezzo palpabile. Che offri, che domandi? Ti offro quel che desideri, chiedo quanto hai da dare. È troppo per una tale visione di grandezza eterna. Altri offrirono beni reali, senza pregio, ma reali. Tu offri soltanto sogni di perdizione. E spesso hai sognato. Non c'è via nel tormento della mia anima che non porti a dannazione per orgoglio. Io so bene che tali tentazioni sono vanità presente, tormento futuro. Può colpevole l'orgoglio essere vinto solo da peccato maggiore? Non potrò io né agire né soffrire senza perdizione. Tu sai e non sai che cosa sia agire o soffrire. Tu sai e non sai che l'azione è sofferenza e la sofferenza azione. Né la gente soffre né il paziente agisce, ma ambedue sono fissati in un'eterna azione, in un'eterna pazienza, cui tutti hanno da consentire perché sia voluta, e che tutti devono soffrire per poterla volere, perché sussista lo stampo, perché la ruota giri finché sia ferma per sempre. Non c'è pace nella casa, non c'è pace nella strada. Sento un febbrile movimento di passi e l'aria è pesante e densa. Denso e pesante il cielo, e la terra si solleva sotto i nostri piedi. Che è questo odore maligno e questi miasmi, quella luce verdastra che ricade da una nuvola su un albero appassito? La terra si gonfia di parto per una progenitura infernale. Che è questa viscida guazza che raccoglie il dorso della mia mano? La vita dell'uomo è inganno e delusione. Le cose sono tutte irreali. Irreali o delusive? Il sole del fuoco d'artificio, i gendarmi del Guignol. I premi dati alla festa dei bambini. Il premio conferito per il compito d'inglese. La laurea dello studente, l'onorificenza data all'uomo di Stato. Tutte le cose perdono realtà. L'uomo passa da irrealtà in irrealtà. Quest'uomo ostinato, cieco, accanito alla sua distruzione, passa di delusione in delusione, di fasto in fasto, poi all'estrema illusione. Perduto nel miraggio della sua grandezza, nemico della società, nemico di se stesso. Oh, Tommaso, monsignore, non resistere alla sorda marea. Non prendere il mare con irresistibile vento. Nella tempesta non dovremo noi attendere che il mare si calmi, e nella notte lo spuntare del giorno, quando il pellegrino trova la sua via e il marinaio segue la rotta del sole. E il richiamo del gufo, un segnale dal folto degli alberi. È ben sprangata la finestra, e la porta è sotto chiave a catenaccio, e la pioggia che batte sui vetri, e il vento che scuote la porta. E accesa la torcia nell'atrio, e la lucerna. Passeggia la guardia lungo il muro. Sarà il cane presso il cancello. La porta cento mani e cammina per lungo vie. Può venire in vista di tutti, può passare invisibile e inavvertito. Può essere un bisbiglio all'orecchio o un colpo improvviso sul cranio. Un uomo può camminare con un lucerno di notte, eppure annegarsi in passo. Un uomo può salire la scala in pieno giorno e scivolare su un gradino rotto. Un uomo può sedere a mensa e sentire il freddo nell'inguine.
Non siamo state felici, signore. Non siamo state troppo felici. Non siamo donne ignoranti. Sappiamo che cosa dobbiamo sperare e non sperare. Sappiamo cos'è oppressione e tortura. Sappiamo cos'è estorsione e violenza, indigenza, malanni. Il vecchio senza fuoco d'inverno. Il bambino senza latte d'estate. Il lavoro che ci viene tolto. I nostri peccati appesantiti su di noi. Abbiamo veduto il giovane mutilare, la fanciulla lacerata rabbrividire presso la gora del mulino. E intanto abbiamo seguitato a vivere, vivere e quasi vivere, radunando i pezzetti sparsi, raccogliendo fascine al crepuscolo, costruendo un riparo alla meglio, e dormire e mangiare e bere e ridere. Il Dio ci diede sempre qualche ragione, qualche speranza. Ma ora un nuovo terrore ci afferra, che nessuno può scansare, nessuno può evitare. Sotto i nostri piedi nell'aria, sotto le porte, giù per i camini, infiltrandosi nelle nostre orecchie, nella bocca e negli occhi. Il Dio ci abbandona! Il Dio ci abbandona! Più spasimo, più pena, che di nascita o morte. Dolciastro nell'aria oscura, cade su noi l'odore asfissiante della disperazione. Nell'aria oscura, l'informe prende corpo. Passo dall'orso, il dondolare della scimmia dalla mano palmata, la quadra iena che attende pronta a far scattare la risata. I principi dell'inferno sono qui, ti si addomitano intorno, ti si snodano i piedi, volteggiano e battono le ali per l'aria buia. Oh Tommaso Arcivescovo, salvaci! Oh Tommaso Arcivescovo, salvaci e salvati, perché noi ci possiamo salvare. Se tu perisci, noi finiamo con te. Ora è chiara la mia via. Il senso ora è palese. La tentazione non tornerà in questa forma. L'ultima tentazione è il supremo tradimento. Compire l'atto giusto per una cattiva ragione. Vigore naturale nel peccato veniale. Ecco come inizia la vita dell'uomo. 30 anni fa cercai tutte le strade che menano al piacere, agli onori, alle cariche, gioia nei sensi, gioia della scienza e del pensiero, musica, curiosità, filosofia. L'uccello purpureo sul ramo di lillà, vittoria nel torneo, strategia negli scacchi, l'amore nel giardino, il canto al suono degli strumenti erano tutte cose ugualmente gradite. L'ambizione sorge quando gioventù è consumata e quando non pensiamo più possibili tutte le cose. L'ambizione ci coglie inavvertita alle spalle. Il peccato cresce facendo il bene. Quando io imposi la legge del re in Inghilterra e mossi guerra con lui contro Tolosa, vinsi i baroni al loro stesso gioco. Io potevo allora spregiare gli uomini che mi pensavano più spregevole, la ruda nobiltà che ha i modi così neri come le unghie. Mentre mangiavano il piatto del re, il desiderio di farmi servo di Dio non era in me. Il servo di Dio è il rischio di maggior peccato e rimorso dell'uomo che al servizio di un re si è votato. Perché chi serve la causa più grande può far servire la causa a se stesso, anche bene operando. E lottare con uomini politici spesso rende politica la causa, non per quello che fanno, ma per quello che sono. Io so che quanto rimane ancora da mostrarvi della mia vicenda sembrerà al più di voi perlomeno futile faccenda. Insensato suicidio di un pazzo, truculenta passione di un fanatico. So che la storia trae sempre le più strane deduzioni e conseguenze dalle cause più lontane, ma per ogni male, per ogni sacrilegio, bruttura, delitto, colpa, oppressione, taglio di scure, indifferenza, sfruttamento, tu... E tu,
E tu dovete essere tutti puniti. E anche tu. Ne soffrirò più fino alla conclusione della spada. Ora, angelo mio buono, che Iddio volle assegnarmi a mio custode, aleggia sulle punte delle spade. Avete ascoltato la prima parte di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot, nella traduzione di Alberto Castelli, regia di Enzo Ferrieri. Trasmettiamo ora la seconda parte. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. 14° versetto del secondo capitolo del Vangelo secondo San Luca. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. Cari figli di Dio, la mia predica in questa mattina di Natale sarà delle più brevi. Desidero soltanto che meditiate in cuor vostro il profondo significato e il mistero delle nostre messe del giorno di Natale. Perché ogni volta che si celebra la messa, noi torniamo a rappresentare la passione e morte di nostro Signore. E in questo giorno di Natale noi celebriamo così la sua nascita. Quindi, nel medesimo tempo noi ci rallegriamo della sua venuta per la salvezza dell'umanità e offriamo di nuovo a Dio il suo corpo e sangue in sacrificio, oblazione ed espiazione per i peccati del mondo intero. Proprio in questa stessa notte che è appena trascorsa, una moltitudine di angeli celesti apparve davanti ai pastori a Betlemme dicendo: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. In questa ricorrenza, unica volta in tutto l'anno, noi celebriamo ad un tempo la nascita di nostro Signore, la sua passione e morte sulla croce. Miei cari, agli occhi del mondo questo è uno strano modo di comportarsi, poiché chi nel mondo può piangere e insieme rallegrarsi è per la medesima cagione? Perché o la gioia verrà soverchiata dal pianto, o il pianto sarà interrotto dalla gioia. E dunque soltanto in questi nostri misteri cristiani si può rallegrarsi e piangere un tempo per la medesima cagione. Pensate ora un momento al significato di questa parola, pace. Non vi sembra strano che gli angeli abbiano annunciato pace quando il mondo ininterrottamente è stato travagliato da guerre e timore di guerre? Vi sembra che le voci degli angeli abbiano potuto sbagliare e che la promessa potesse essere delusiva o fallace? Riflettete ora come nostro Signore stesso parlò della pace. Disse egli ai suoi discepoli: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Intendeva egli pace come noi la intendiamo? Il regno d'Inghilterra in pace con i suoi vicini, i baroni in pace col re, il capofamiglia che computa i suoi pacifici guadagni, nitido il focolare, sulla tavola il vino migliore per l'amico, la moglie a cantare ai bambini. Quegli uomini, i suoi discepoli, non conoscevano nulla di simile. Partivano per lunghi viaggi, a soffrire per terra e per mare, a conoscere torture, carcere, mortificazione e a patire la morte nel martirio. Che cosa intendeva egli dunque?
Se domandate questo, ricordatevi allora che gli disse anche: non come dal mondo io vi do. E dunque gli dava ai suoi discepoli pace, ma non la pace che dà il mondo. Considerate anche una cosa alla quale probabilmente non avete mai pensato. Non solo noi celebriamo nella ricorrenza di Natale la nascita di nostro Signore e a un tempo la sua morte, ma il giorno dopo noi celebriamo il martirio del suo primo martire, Santo Stefano. Sarebbe egli a caso, credete voi, che il giorno del primo martire segue immediatamente il giorno della nascita di Gesù? Certo che no. Così come noi ci rallegriamo e piangiamo un tempo per la nascita e passione di nostro Signore, così anche in misura minore ci rallegriamo e piangiamo un tempo per la morte dei martiri. Piangiamo per i peccati del mondo che li hanno tratti al martirio. Ci rallegriamo perché un'altra anima è annoverata tra i santi del paradiso per la gloria di Dio e per la salute degli uomini. Miei cari, noi non pensiamo ad un martire semplicemente come ad un buon cristiano che è stato ucciso perché cristiano. Per questo noi dovremmo soltanto piangere. Non pensiamo a lui solamente come ad un cristiano che è stato eletto nella schiera dei santi, per questo noi dovremmo soltanto rallegrarci, ma né il nostro pianto né la nostra letizia sono quelli del mondo. Un martirio cristiano non è mai a caso, perché i santi non si fanno a caso, tantomeno un martirio cristiano l'effetto della volontà di un uomo di diventare santo, come per effetto di volontà ed intrigo si può diventare un reggitore di uomini. Il martirio è sempre un disegno di Dio per il suo amore degli uomini, per ammonirli e guidarli e per ricondurli alle sue vie. Non è mai il disegno di un uomo, perché il vero martire è colui che è diventato strumento di Dio, che ha rimesso la sua volontà nella volontà di Dio e che non desidera nulla per sé, nemmeno la gloria di essere un martire. Così come in terra la Chiesa piange e s'allegra insieme in un modo che il mondo non può comprendere, così in paradiso i santi stanno al sommo, essendosi umiliati fino all'estremo, e appaiono non come noi li vediamo, ma nella luce della divinità da cui prendono la loro sostanza. Io ho parlato oggi, cari figli di Dio, dei martiri del passato, per chiedervi di ricordarvi specialmente del nostro martire di Canterbury, Sant'Elpigio, arcivescovo, perché bene si addice nel giorno della Natività di Cristo il ricordare qual è la pace che Egli ci ha portato. Perché, cari figlioli, non credo che vi predicherò mai più, e perché è possibile che fra breve voi possiate avere un altro martire, che forse non sarà l'ultimo, e vorrei che serbaste in cuore queste parole che dico per ricordarle a suo tempo. In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. In nome del Padre, Figliuolo, Spirito Santo, così sia. È canto d'uccelli dal sud. Solo il gabbiano grida, lanciato verso terra dalla tempesta. Che segni abbiamo della primavera? Soltanto la morte nei vecchi. Non un movimento, né una gemma, né un alito. Cominciano le giornate ad allungarsi. Più lungo e scuro il giorno, più corta e fredda la notte. L'aria immobile soffoca, ma i venti accovacciati sono pronti nell'est. La cornacchia affamata, attenta, aspetta nel campo. Ed entro il bosco il gufo si esercita nel suo grido sordo di morte. Quali segni di un'amara primavera? Il vento, già pronto nell'est,
come nel tempo della nascita di nostro Signore, nel tempo di Natale, non c'è pace sulla terra, buon volere fra gli uomini. La pace di questo mondo è sempre incerta se gli uomini non conservano la pace di Dio. E la guerra fra gli uomini insanguina questo mondo, mentre la morte nel Signore lo rinnova. E il mondo deve essere deterso in inverno, o noi avremo soltanto una primavera aspra, un'estate arida, un vuoto raccolto. Tra il Natale e la Pasqua, che lavoro si dovrà fare? Il contadino uscirà in marzo a rivoltare la stessa terra che ha rivoltato altre volte. L'uccello canterà lo stesso canto quando appare la foglia sull'albero, quando il sambuco e l'albaspina fanno sbocciare i fiori sulle rive del torrente e il cielo è limpido e senza fondo. E trillano voci alle finestre e i bimbi si danno spintoni davanti alla porta. Quali opere si saranno fatte, quali ingiustizie gli uccelli copriranno coi loro canti, gli alberi con le loro foglie. Quante ingiustizie dovrà la terra fresca coprire. Noi aspettiamo e il tempo è corto, ma l'attesa è lunga. Santo Stefano, primo martire. I principi inoltre sedettero a rendere falsa testimonianza contro di me. Un giorno che fu sempre carissimo per l'arcivescovo Tommaso. Ed egli si inginocchiò e gridò con voce gagliarda: Signore, non mettere questo peccato sopra di loro. I principi inoltre sedettero. Da Santo Stefano un giorno, il giorno di San Giovanni Apostolo. Nel mezzo della congregazione egli schiuse le labbra. Ciò che era fin dal principio, che abbiamo udito, che abbiamo veduto con i nostri occhi e toccato con le nostre mani della parola di vita, ciò che abbiamo veduto e udito dichiariamo davanti a voi, nel mezzo della congregazione. Da San Giovanni Apostolo un giorno, il giorno dei santi innocenti, dalla bocca dei pargoli, o Signore, come la voce di molte acque, del tuono, delle arpe, cantarono come un cantico nuovo. Il sangue dei tuoi santi hanno sparso come acqua e non v'era nessuno a seppellirli. Vendica, o Signore, il sangue dei tuoi santi. In Rama s'udì una voce piangente dalla bocca dei pargoli, o Signore. Dal giorno dei santi innocenti un giorno, il quarto dopo Natale. Allegriamoci tutti festeggiando il santo giorno. Come per gli altri, anche per sé sacrificò per i peccati, abbandonò la sua vita per il gregge. Allegriamoci tutti festeggiando il santo giorno. Oggi, oggi, che è oggi, poiché metà della giornata è passata. Oggi che è oggi, non è che un altro giorno, il crepuscolo dell'anno. Oggi che è oggi, un'altra notte, un'altra alba. Qual è il giorno nel quale sappiamo che cosa speriamo o temiamo? Ogni giorno è il giorno dal quale noi dovremmo temere o sperare. Un momento pesa come un altro. Solo guardando indietro, scegliendo, noi diciamo, quello fu il giorno. Il momento critico è sempre ora. È qui, proprio ora, in sordidi particolari, l'eterno disegno può apparire. Servi del re! E noti a noi, siete i benvenuti. Avete fatto lunga cavalcata? Non lunga oggi, ma affari urgenti ci hanno portato dalla Francia. Abbiamo cavalcato forte, imbarcati ieri, sbarcati ieri sera, poiché abbiamo qualche affare con l'arcivescovo. Affari urgenti? Da parte del re. Per ordine del re. I nostri uomini sono qua fuori. Conoscete l'ospitalità dell'arcivescovo.
Stiamo per metterci a tavola. Il buon arcivescovo sarebbe spiacente se non vi si offrisse qualche ristoro prima degli affari che dite. Vogliate pranzare con noi? Penseremo anche ai vostri uomini. Il pranzo prima degli affari. Vi piace il cinghiale arrosto? Gli affari prima del pranzo. Arrostiremo il vostro cinghiale prima e ce lo mangeremo dopo. Dobbiamo vedere l'arcivescovo. Oh, dite all'arcivescovo che non ci serve la sua ospitalità. Al nostro pranzo ci pensiamo da noi. Va, avverti sua signoria. Ci sarà ancora molto da aspettare? Per certa che sia, la nostra attesa, il momento previsto può sorprenderci quando arriva. Arriva quando siamo assorbite da cose di ben altra urgenza. Sul mio tavolino troverete le carte in ordine e i documenti firmati. Benvenuti, quale che sia il vostro incarico. Dal re, avete detto. Senza alcun dubbio, dal re. Dobbiamo parlarti da solo. Lasciateci soli. Dunque, che accade? Questo è quello che accade. Tu sei l'arcivescovo in rivolta contro il re, in ribellione contro il re e la legge del paese. Tu sei l'arcivescovo che fu fatto dal re, che ti ha messo al tuo posto per seguire i suoi comandi. O sei il suo servo, è strumento, è giullare. Portasti in collo i suoi favori. Tu avesti ogni tua carica di mano sua. Da lui avesti potestà, il sigillo e l'anello. Eccolo qui, costui che era il figlio di un mercante, il ragazzaccio di strada nato a Cheapside. Eccolo qui, l'individuo che si arrampicò fino al re, gonfio di sangue, gonfio di superbia, rampicando come un pidocchio sulla camicia. L'uomo che ingannò, parò, mentì, ruppe fede e tradiva il suo re. Non è vero. Prima e dopo ottenuto l'anello, sono stato un leale suddito del re. Salvo il mio ufficio. Io sono al suo servizio come il più fedele vassallo del paese. Salvi il tuo ufficio. Or fa che il tuo ufficio ti salvi, ma non credo sia molto facile. Salvo la tua ambizione, volevi dire. Salvi il tuo orgoglio, invidia e turbolenza. Salvo la tua insolenza e ingordigia. E non ci chiedi di pregare Dio per te in questa stretta? Sì, pregheremo per te. Sì, pregheremo per te. Sì, pregheremo il Dio perché ti aiuti. Ma cavalieri, l'affare che diceste così urgente è soltanto di rimproverarmi e bestemmiare. Questa era solo indignazione di leali sudditi. Leali per chi? Per il re. Il re, il re. Viva il re. E allora il vostro abito nuovo di lealtà, guardatelo con cura, che non abbia macchia o strappo. Avete qualche cosa da dire? Per ordine del re. Dobbiamo dirlo adesso senza altro indugio. La vecchia volpe ci sguscia di mano. Quel che avete da dire per ordine del re, se proprio del re è un ordine, ha da dirsi in pubblico. Se mi si accusa in pubblico mi difenderò. No, adesso è qui. Adesso è qui. Dei tuoi vecchi misfatti io non farò parola, sono fin troppo noti. Ma dopo che il dissenso fu spento in Francia e tu fosti reintegrato nei tuoi vecchi privilegi, come mostrasti la tua gratitudine? Fuggendo d'Inghilterra, non in esilio o per minacce bada, ma sperando di accendere risse nei domini di Francia. Seminasti contese fuori, parlasti male del re, col re di Francia, con il papa, sollevandogli contro false idee. Pure il re, per bontà somma e spinto dai tuoi fidi, ebbe clemenza. Fatto un patto di pace e ogni disputa spenta, ti rimandò alla sede che chiedevi. Sicché, messa una pietra sui tuoi torti, ti ridiede le cariche e i possessi e ti concesse quanto li chiedesti. Eppure, come gli hai mostrato, ripeto, la tua gratitudine? Sospendendo quelli che avevano incoronato il giovane principe, negando legalità alla sua incoronazione. Stringendo le catene dell'anatema. Adoperando di mezzo in tuo potere a staccare i servi fedeli del re, quelli che trattavano gli affari in sua assenza, gli affari della nazione. Questi sono i fatti. E adesso di, se sei disposto a risponderne in cospetto del re. Per questo ci hanno mandati. Non fu mai mio desiderio di spodestare il figlio del re, né di abbassarne l'autorità e il potere. Perché dovrebbe egli privare il mio popolo di me e allontanarmi dai miei con l'ordine di stare in Canterbury da solo? Io gli augurerei tre corone, non una. E quanto ai vescovi, non è il mio giogo che a loro venne imposto, né posso io sollevarli. Si rivolgano al papa.
Fu lui a condannarli. Per te furono dannati. Da te siano graziati. Assolvi! Per mezzo mio, non nego, questo è stato fatto da me. Ma non sono io che può sciogliere quel che lega il Papa. Si rivolgano a lui. A lui risale il loro astio per me. Il loro astio palese contro la Chiesa. Sia un po' come sia, ecco il comando del re. Che tu e i tuoi servi lasciate questo paese. Se questo è proprio l'ordine del re, io osero dire 7 anni e il mio popolo fu privo della mia presenza. 7 anni di pene, d'affanni per me. 7 anni a mendicare la carità di estranei fuori, sul continente. 7 anni, non è un giorno. Non potrò riavere mai più quei miei 7 anni. Mai più! Non ci fa essere il minimo dubbio. Sarà interposto il mare tra il pastore e il suo gregge. Tu offendi indegnamente e grossolanamente la giustizia del re, la maestà del re, pazzo insolente che niente trattiene dall'offendere i suoi ministri e servi. Non sono io che insulto il re. C'è chi è più in alto del re di me. Non sono io Becket da Cipside. Non sono contro me Becket le vostre spade. Non è Becket a lanciare l'anatema. È la legge della Chiesa di Cristo, il giudizio di Roma. Prete, hai parlato in pericolo della tua vita. Prete, hai parlato disprezzando i nostri pugnali. Prete, hai parlato come un traditore. Traditore sommerso nei tuoi misfatti. Rimetto la mia causa al giudizio di Roma. Se mi uccidete, sorgerò dalla tomba per portare la mia causa davanti al trono di Dio. Preti, frati e servi, prendete, arrestate, trattenete quest'uomo in nome del re. O ne risponderete con la vita. Basta parole! Per la giustizia del re, noi torneremo con le spade. Io li ho fiutati, i corrieri della morte, coi sensi accuminati da sottili presentimenti. Ho sentito un suono di flauto nella notte. Un suono di flauto e un fischio di gufi. Ho visto in pieno mezzogiorno immense ali squamose sospese lassù e grottesche. Ho assaggiato sapor di carne guasta nel cucchiaio. Ho sentito la terra gonfiarsi al tramonto, inquieta e assurda. Ho sentito ridere nelle grida di animali che fanno strane grida. Il lupo, lo sciacallo, il gufo. Il trotterellare del topo e del gerboa. La risata del tuffolo, uccello pazzo. Ho veduto colli grigi torcersi, code di sorci avvitarsi nella luce densa dell'alba. Ho mangiato creature lisce, molli, ancora in vita col forte gusto di sale degli abitanti del mare. Ho assaggiato l'aragosta viva, il granchio, l'ostrica, il nicchio e il gambero vivi. Mi vivono e si moltiplicano nelle budella che mi si sciolgono alla luce dell'alba. Ho odorato la morte nella rosa, la morte nella malvarosa, nel pisello odoroso, nel giacinto, nella primula e nella verbena. Ho veduto corna e proboscidi, zoccoli e zanne in luoghi strani. Mi sono distesa sul piano del mare e respirato come respira l'anemone marina, inghiottito come ingurgita la spugna. Mi sono coricata sulla terra e ho dissertato sui vermi. Nell'aria ho folleggiato come lo sparviero. Mi sono tuffata con lui e rannicchiata come lo scriccio. Ho tastato il corno dello scarabeo, la squama della vipera, il mobile, duro, sordo cuoio dell'elefante, il fianco evasivo del pesce. Ho fiutato corruzione nel piatto, incenso nella fogna, sentore dolciastro di sapone nel sentiero del bosco, un soave profumo diabolico nel sentiero del bosco al gonfiarsi della terra. Ho veduto anelli di luce sfilarsi verso il basso, scendendo fino all'orrore della scimmia. Non ho forse saputo che cosa stava per essere. Era qui, in cucina, nel corridoio, nella soffitta, nel granaio, nella stalla, nel mercato, nelle nostre vene, nelle nostre budelle, nei nostri crani. Così come nei complotti dei potenti, così come nelle consultazioni dei poteri. Quello che si trama sul telaio del destino, quello che si trama nei concili dei principi, anche si tessere nelle nostre vene, nei nostri cervelli, è tessuto con una trama di vermi vivi, nelle interviola delle donne di Canterbury. Io li ho fiutati, corrieri della morte.
Ma ora è troppo tardi per l'azione, troppo presto per la contrizione. Solo è possibile il vergognoso venir meno di coloro che consentono all'ultima umiliazione. Io ho consentito, arcivescovo signore, ho acconsentito. Sono lacerata, soggiogata, violata, unita alla spirituale carne di natura, dominata dai poteri animali dello spirito, dominata dalla vertigine di distruggerli, dalla finale, totale, definitiva morte dello spirito, dall'estasi finale della devastazione dell'onta. O signore arcivescovo, o Tommaso arcivescovo, perdonaci e prega per noi. Pace, e date tregua ai vostri pensieri e alle vostre visioni. Queste cose dovevano accadervi e voi sapevate di doverle accettare. Questa è la parte del vostro fardello eterno, della perpetua gloria. Questo è un solo momento, ma sappiate che un altro vi trafiggerà con una improvvisa, gaudiosa pena quando il quadro dei disegni di Dio sarà completo. Dimenticherete queste cose sfaticando per la casa, ve le ricorderete sonnecchiando presso al fuoco, quando l'età ormai labile farà memoria mansueta, solo come un sogno che fu spesso narrato e spesso narrando mutato. Appariranno irreali, un genere umano è inadatto a sopportare troppa realtà. Mio signore, non devi restare qui alla chiesa, per il chiostro. Il tempo stringe, quelli torneranno armati. All'altare, all'altare, e all'altare. Tutta la vita li ho sentiti alle spalle questi passi. Tutta la vita ho aspettato. La morte verrà solo quando ne sarò degno. E se ne sono degno, non ha pericoli. Ho dunque solo da rendere perfetta la mia volontà. Mio signore, ecco che vengono. Forzeranno subito la porta. Ti uccideranno, vieni all'altare. In fretta, mio signore, non fermarti a parlare, non va bene. Che sarà mai di noi, signore, se ti uccideranno? Che sarà mai di noi? Calma e silenzio, ricordate dove siete e che sta accadendo. Vogliono la mia vita, nessun'altra. E io non sono in pericolo, sono pressa morte soltanto. Al vespro, mio signore, non devi mancare al vespro. Non devi mancare all'ufficio divino. Al vespro, nella cattedrale. Andate al vespro. Ricordatemi nelle vostre preghiere. Troveranno il pastore qui, il gregge sarà salvo. Ho avuto un brivido di felicità. Il cielo mi ha fatto un segno e non voglio esserne escluso più a lungo. Tutte le cose procedono a gaudioso compimento. Afferratelo con la forza. Trascinatelo. Non mi toccate. Al vespro, su, in fretta. Al vespro. Intirizzita la mano. Secca la palpebra, sempre orrore, ma più orrore che nel ventre lacerato. Sempre orrore, ma più orrore che distorcendosi le dita, che spaccandosi il cranio. Più orrore che di un passo nel corridoio, più di un'ombra ritta sulla soglia, più di un selvaggio furore nella casa. I ministri dell'inferno spariscono! E degli umani, quelli retrocedono dissolti in polvere, portati via col vento, obliati. Immemorabili. Solo c'è la faccia piatta, bianca della morte, serva di Dio taciturna. E dietro la faccia della morte, il giudizio. E dietro il giudizio, il nulla, più orrido delle ombre viventi dell'inferno. Vuoto, assenza, separazione da Dio. L'orrore del viaggio senza resistenza fino al paese del vuoto, che non è paese, solo vuoto, assenza. Il nulla, dove coloro che furono uomini non possono più volgere la mente verso distrazioni, verso l'errore, verso l'evasione del sogno. Là dove l'anima non è più illusa, perché non vi sono oggetti, né toni, né colori, né forme a distrarre, a sviare l'anima dalla vista di sé, orrendamente unita per sempre, nulla con nulla. Non ciò che diciamo morte, ma ciò che oltre morte
non è morte. Paura! Paura! Chi allora mi difenderà? Chi intercederà per me nella mia ultima disperazione? Morto in croce, oh Salvatore, che la tua pena non sia vana per me nel momento del terrore. Polvere, curva sulla polvere. Sbarra la porta! Sbarra la porta! La porta è sbarrata! Siamo in salvo, siamo in salvo! Non saranno forzarla! Non potranno forzarla, non ne avranno la forza! Siamo in salvo, siamo in salvo! Via, le sbarra le porte! Tutte aperte le porte! Non voglio la casa di preghiera, la chiesa di Cristo, il santuario mutato in fortezza. La chiesa proteggerà il suo modo suo e non come fosse quercia e pietra. Quercia e pietra imputridiscono, non sostengono. La chiesa durerà. La chiesa si è aperta anche ai nostri nemici. Aprite le porte. Signore, non sono uomini quelli. Non vengono come usano gli uomini, ma come bestie impazzite. Mi sembri incauto, temerario, matto. Voi ragionate secondo i risultati, come fa il mondo, per dire se una stratagemma o resistenza, non per la lotta contro bestie umane. Abbiamo combattuta la bestia soggiogata. Noi abbiamo solo da conquistare ora con la sofferenza. Questa è vittoria più facile. Ora il trionfo della croce, ora! Aprite le porte! Ordino io, aprite le porte! Da qui, signore, presto! Per la scala! Al tetto, alla cripta! Presto, costringetelo! Dove Becket, traditore del suo re? Dove Becket, il prete intrigante? Vieni giù, Daniele, nella fossa dei leoni! Vieni giù, Daniele, per il marchio della bestia! Ti sei lavato nel sangue dell'agnello? Ti sei marchiato del marchio della bestia! Vieni giù, Daniele, nella fossa dei leoni! Vieni giù, Daniele, ed unisciti alla festa! Dov'è Becket, modellaccio di Cipsai? Dove Becket, cui fede non si presta? Vieni giù, Daniele, nella fossa dei leoni! Vieni giù, Daniele, ed unisciti alla festa! È l'uomo giusto quello che come un baldo leone deve ignorare la paura. Eccomi, non traditore del re. Io sono un prete, cristiano, salvo per il sangue di Cristo, pronto a soffrire col mio sangue. È questo il segno della Chiesa, sempre il segno di sangue. Sangue per sangue, il sangue suo per comprare la mia vita, il sangue mio per pagare la sua morte. La mia morte per la sua morte. Assolvi quegli che hai scomunicati. Restituisci i poteri che ti sei arrogati. Rendi al re i soldi male appropriati. Rinnovi i patti che hai male violati. E il mio signore son pronto ora a morire. La sua chiesa abbia pace e libertà. Fate di me quel che volete, la vostra conta. E a danno vostro. Ma nessuno del mio popolo, nel nome del signor nostro, chierico laico, voi non toccherete, ve lo proibisco. Traditore! Traditore! Rapitore! Traditore! Tu, Reginaldo, tre volte traditore, tu, traditore di me mio temporal vassallo, traditore di me tuo spiritual signore, traditore di Dio, di cui profani la Chiesa. Nessun riguardo per un rinnegato, e questo conto aggiustiamolo subito! E ora, a Dio onnipotente, a Maria, sempre Vergine Santissima, a San Giovanni il Battista, ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, al Santo Martire Dionigi, a tutti i Santi, affido la mia causa e quella della Chiesa. La terra è guasta, l'acqua è guasta, le nostre bestie e noi stessi siamo sporchi di sangue. Una pioggia di sangue mi ha coperto gli occhi. Dov'è l'Inghilterra? Dov'è il Kent? Dov'è Cantabria? Oh via, 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 nel passato. Io ero in una landa di sterpi, se li rompo danno sangue. Io ero in una landa di aridi sassi, se li tocco fanno sangue. Come potrò io mai tornare alle lievi stagioni tranquille? Notte,
resta con noi, fermati sole, arrestati stagione. Non spunti il giorno, non venga primavera. Posso io badare di nuovo al giorno e alle sue cose quotidiane e vederle tutte sporche di sangue attraverso una cortina di sangue che scende. Noi non si voleva che accadesse nulla. Comprendevamo la privata catastrofe, la perdita personale, la sventura di tutti, vivendo e quasi vivendo. Il terrore della notte che sbocca nell'azione del giorno. Il terrore del giorno che si placa nel sonno. Ma i pettegoletti al mercato, la mano sulla scopa. Al crepuscolo mucchiare la cenere. Mettere all'alba il carbone sul fuoco. Questi atti segnavano un limite alla nostra sofferenza. Ogni orrore si poteva definire. Ogni dolore aveva una specie di fine. Nella vita non c'è tempo per i lunghi pianti. Ma questo è oltre la vita. Questo è fuori del tempo. Una durevole eternità di male e di colpa. Siamo sporche d'una melma che non possiamo pulire. Impastate in un soprannaturale verminaio. Pulite l'aria! Pulite il cielo e lavate il vento! Separate sasso da sasso. Tagliate al braccio la sua pelle. Separate il muscolo dall'osso. E lavatelo! Lavate il sasso, lavate l'osso, lavate il cervello, lavate l'anima! Lavateli! Vi preghiamo di prestarci per qualche momento tutta la vostra attenzione. Sappiamo che potreste essere proclivi a giudicare sfavorevolmente la nostra azione. Siete inglesi e di conseguenza credete nella lealtà. E quando vedete un uomo solo assalito da quattro, allora le vostre simpatie vanno tutte al povero diavolo che le prende. Io rispetto simili sentimenti e li condivido. Tuttavia mi rivolgo al vostro senso dell'onore. Siete inglesi e quindi incapaci di giudicare prima di aver ascoltato le due parti in causa. Questo va d'accordo con la tradizionale istituzione della giuria nei processi. Io stesso non mi sento proprio qualificato neanch'io a prospettarvi il caso. Sono un uomo d'azione, non di parole. Ragion per cui mi limiterò a presentarvi gli altri oratori, i quali, con le loro varie abilità e i differenti punti di vista, cercheranno di prospettarvi il merito di questo problema estremamente complesso. Io sono a pregare il nostro collega più anziano di parlarvi per primo, il mio vicinante di campagna, il barone Guglielmo de Tressy. Ho paura di non essere per niente quella specie di abile oratore che il mio vecchio amico Reginaldo Fitzers vi vorrebbe far credere. Ma c'è una cosa che mi piacerebbe dire, e tant'è che ve la dica subito. Questa. In ciò che abbiamo fatto, e che ne possiate pensare voi, noi siamo stati assolutamente disinteressati. Bravo. Noi, in tutto questo, non ci guadagniamo nulla. Abbiamo anzi molto più da perdere che da guadagnare. Siamo quattro inglesi, alla buona, che in cima a tutti i pensieri hanno quello della loro terra. Oso dire che non vi abbiamo fatto proprio una buona impressione quando siamo entrati poco fa. Il fatto è che sapevamo benissimo di esserci presi una brutta gatta da pelare, almeno per me. E perciò avevo un po' bevuto. Io che di solito non sono un bevitore, ma così, per farmi forza. Venendo ora al punto, non va certo molto a genio trucidare un arcivescovo, specialmente quando si è stati allevati nelle buone tradizioni della Chiesa. Così, se vi siamo sembrati un po' brutali, voi comprenderete com'è andata, e per parte mia ne sono estremamente mortificato. Pur essendo convinti che quello era il nostro dovere, abbiamo pur sempre dovuto tenerci su per compierlo. E ripeto, noi non ci guadagniamo un soldo. Sappiamo perfettamente come andrà a finire. Il re Enrico, Iddio lo salvi, dovrà dire per ragioni di Stato che non si è mai sognato di pensare a un caso simile e c'è da aspettarsi un finimondo. E noi, nella migliore delle ipotesi, avremo da passare all'estero il resto dei nostri giorni.
E anche quando la gente ragionevole arriverà a persuadersi che era necessario levar di mezzo l'arcivescovo, e personalmente io avevo per lui una sconfinata ammirazione, avrete notato in che modo esemplare ha affrontato la sua fine, non ce ne verrà a noi nessuna gloria. No, ci siamo sacrificati, noi. Non c'è da farsi illusioni su questo. Dunque, come ho detto in principio, siete pregati di darci almeno atto del nostro assoluto disinteresse in questa faccenda. Penso che non resti altro da dire sull'argomento. Io credo che saremo tutti d'accordo che Guglielmo de Tressy ha parlato bene e ha fissato un punto importantissimo. In realtà il nocciolo dell'argomento è questo, che siamo stati completamente disinteressati. Ma il nostro atto in sé esige una più larga giustificazione e dovete ascoltare anche gli altri nostri oratori. Io chiamerò ora in causa Ugo di Morville, che è uno specialista in scienze politiche e in diritto costituzionale. La parola a Sir Ugo di Morville. Bramerei innanzitutto riferirmi a un punto prospettato veramente bene dal nostro capo, Reginaldo Fitzurse, che voi siete inglesi e che quindi la vostra simpatia è sempre per chi le prende. Questo è lo spirito inglese del bel gesto. Ora, il degno arcivescovo, le cui buone qualità io ammiravo altamente, è stato presentato fin dal principio come la vittima. Ma sta proprio di fatto questo? Voglio rivolgermi non alla vostra passione, ma alla vostra ragione. Voi siete gente di buon senso e di testa solida, come vedo, e non da lasciarvi prendere a trappole passionali. Vi domando dunque di considerare a mente fredda. Qual era il programma dell'arcivescovo? E qual è il programma del re Enrico? Nella risposta a queste domande è la chiave di tutto il problema. Il programma del re era di una compatta consistenza. Durante il regno della defunta regina Matilde e dopo il colpo di mano dello sfortunato usurpatore Stefano, il potere si frazionò. Il nostro re vide che la sola cosa indispensabile era di ripristinare l'ordine, ridurre le esagerate prerogative dei poteri locali, esercitati per lo più a fini egoistici e spesso sediziosi, e riformare il corpo delle leggi. Era di segno del re che Becket, il quale si era palesato un amministratore di rara abilità, nessuno lo nega, riunisse in sé gli uffici di cancelliere e di arcivescovo. Se Becket avesse aderito al programma del re, avremmo potuto vantare uno stato pressoché ideale, l'unione del ministero spirituale e temporale sotto un governo centrale. Avevo conosciuto Becket per frequenti occasioni d'ufficio e posso dire di non avere mai incontrato un uomo più adatto di lui ai più alti gradi dell'amministrazione civile. E che cosa accadde? Appena Becket, su designazione del re, fu fatto arcivescovo, rassegnò la carica di cancelliere, divenne più pretesco dei preti, adottò un ascetismo ostentato e provocatorio, affermò immediatamente che c'era un ordine più alto di quello che il nostro re e lui stesso come ministro del re avevano tentato per tanti anni di istituire e che, Dio sa poi come, i due ordini erano incompatibili. Sarete d'accordo con me che una simile presa di posizione da parte di un arcivescovo offende gli istinti di un popolo come il nostro. Fin qui so di avere la vostra approvazione. Ve la leggo negli occhi. Soltanto sulle misure che abbiamo dovuto adottare allo scopo di rimettere le cose in sesto può sorgere obiezione. Ebbene, nessuno deplora più di noi la necessità della violenza. Disgraziatamente ci sono tempi in cui la violenza è l'unico mezzo onde far salvo l'equilibrio sociale. In altri tempi un arcivescovo potrete farlo condannare da un voto del Parlamento, mettendo la morte con le debite forme come traditore, e nessuno avrà da caricarsi sulle spalle la taccia di assassino. E in tempi ancora più lontani anche queste così temperate misure saranno superflue. Ma se ora siete arrivati a una giusta subordinazione delle pretese della Chiesa al benessere dello Stato, ricordatevi che siamo stati noi a fare il primo passo. Siamo stati gli elementi strumentali indispensabili all'avvento dello stato di cose che approvate. Abbiamo servito i vostri interessi. Meritiamo il vostro plauso.
E se c'è colpa in tutta questa faccenda, dovete dividerla con noi. Morville ci ha fornito molta materia di riflessione. Mi sembra che abbia detto una quasi decisiva parola per coloro che sono stati capaci di seguire il suo sottilissimo argomentare. Ma abbiamo ancora un oratore, il quale ha, credo, un altro punto di vista da prospettare. Se vi è ancora qualcuno che non sia convinto, credo che Riccardo Brito, discendente com'è da una famiglia di cospicua lealtà alla Chiesa, sarà capace di convincerlo. La parola a Riccardo Brito. Gli oratori che mi hanno preceduto, per non parlare del nostro capo Reginaldo Fitzurse, hanno parlato tutti molto puntualmente. Non ho nulla da aggiungere al profilo delle loro argomentazioni. Ciò che ho da aggiungere può prospettarsi sotto la specie di questa domanda. Chi ha ucciso l'arcivescovo? Siccome siete stati testimoni oculari di questa deplorevole scena, vi darà un certo senso di stupore sentirmi porre la questione in questi termini. Ma considerate il corso degli eventi. Sono obbligato a ricalcare in sintesi le orme dell'ultimo oratore. Finché il defunto arcivescovo fu cancelliere, nessuno tra i ministri del re fece più di lui per salvare la compagine del paese e dargli l'unità, la stabilità, l'ordine, la tranquillità e la giustizia di cui aveva un così assillante bisogno. Ma non appena fu fatto arcivescovo, mutò in pieno e in tronco la sua politica. Si mostrò di una estrema indifferenza alle sorti del paese, fino ad essere insomma un mostro di egoismo. Questo egoismo crebbe in lui, divenne alla fine una indiscutibile mania. Io ho delle prove irrefutabili sul fatto che prima di lasciare la Francia l'arcivescovo aveva esplicitamente profetizzato in presenza di numerosi testimoni che non aveva più molto da vivere e che sarebbe stato ucciso in Inghilterra. Usò ogni sorta di provocazione. Dalla sua condotta, passo per passo, non si può trarre altra illazione se non che aveva divisato di morire in martirio. Fino all'ultimo avrebbe potuto farci ragione. Avete ben visto il suo modo evasivo di fronte alle nostre domande. E anche dopo averci deliberatamente esasperato oltre ogni umana sopportazione, avrebbe ancora potuto sfuggirci agevolmente. Avrebbe potuto tenersi lontano da noi quel tanto da permettere alla nostra giusta collera di sbollire. Ma proprio questo non desiderava che accadesse. Insisté, mentre eravamo ancora infiammati dall'ira, perché le porte fossero aperte. C'è bisogno d'altro? Credo che con questi fatti alla mano voi pronuncerete senza esitazione un verdetto di suicidio per infermità di mente. È l'unico verdetto che potete rendere con spirito di carità verso uno che fu, dopo tutto, un grande uomo. Grazie, Brito. Io credo che non vi sia altro da aggiungere. E vi consiglio ora di sciogliervi tranquillamente e di andarvene alle vostre case. Vi prego di evitare di attardarvi in gruppi agli angoli delle strade e di non far cosa alcuna che possa turbare l'ordine pubblico. Padre, padre, dipartito da noi ci hai lasciati, sei perso per noi. Come ti ritroveremo? Da quel lontano sito guardi giù a noi. Tu ora in cielo chi ci guarda ora e protegge e dirige? Oltre qual viaggio e quali altri terrori recuperare la tua presenza? Quando erediteremo la tua forza? La Chiesa giace spenta, sola, violata, diserta, e i pagani alzeranno sulle sue rovine il loro mondo senza Dio. Vedo, lo vedo. No, perché la Chiesa è più forte per questo fatto, trionfante nell'avversità e rafforzata dalla persecuzione, suprema finché gli uomini moriranno per essa.
Oh mio signore, che ci nascondi la gloria del tuo nuovo stato, prega per noi nella tua carità. Ora, nella vista di Dio, congiunto a tutti i santi e i martiri arrivati prima di te, ricordati di noi. Salgano le nostre grazie a Dio, che ci ha dato un altro santo in Canterbury. Te, Dio, lodiamo per la tua gloria manifesta in tutte le creature della terra, nella neve, nella pioggia, nel vento, nella tempesta, in tutte le tue creature, il cacciatore, la sua vittima. Perché tutte le cose esistono solo come sono viste da te, conosciute da te, esistono solo nella tua luce. E la tua gloria è manifesta anche in colui che ti nega. La tenebra manifesta la gloria della luce. Coloro che ti negano non potrebbero negarti se tu non esistessi, e la loro negazione non è mai intera, perché se così fosse, essi non esisterebbero. Essi ti affermano col vivere, tutte le cose ti affermano col vivere, l'uccello nell'aria, il falco quanto l'allotola, le bestie nella terra, il lupo quanto l'agnello, il verme nella terra e il verme nel ventre. Perciò, Iddio, noi ti ringraziamo che hai concesso una tale benedizione a Canterbury. Perdonaci, Signore. Noi ci riconosciamo come il tipo più comune di uomini e donne che chiudono la porta e siedono al fuoco. Noi tremiamo alla benedizione di Dio, alla solitudine della notte di Dio. Noi tremiamo dell'ingiustizia degli uomini meno che della giustizia di Dio. Noi tremiamo della mano alla finestra, del fuoco nel tetto di paglia, del pugno nella taverna e della spinta nel canale, meno di quanto tremiamo dell'amore di Dio. Noi riconosciamo di aver trasgredito la nostra debolezza e la nostra colpa. Riconosciamo che il peccato del mondo ricade sulla nostra testa, che il sangue dei martiri e l'agonia dei santi ricadono sulla nostra testa. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. San Tommaso, prega per noi. Abbiamo trasmesso Assassinio nella cattedrale, dramma in due parti di Thomas Stern Eliot, traduzione di Alberto Castelli, regia di Enzo Ferrieri.